Salve a tutti, Watch Ikebari, io sono Super Geomaster e benvenuti in questo video classifica su le 6 protagoniste di My Little Pony, l'amicizia magica, nonché uno dei miei 10 cartoni animati preferiti di sempre. È da molto tempo che volevo fare questo video, ma se non l'ho mai fatto è perché parlare di My Little Pony è sempre molto difficile, soprattutto perché da quello che ho notato dal mio unboxing di Ruby, di la quinta generazione, ci sono state alcune persone che mi hanno tipo preso in giro perché l'avevo comprato. E dico sul serio, se siete gente che considera My Little Pony un cartone animato stupido, vi meritate uno schiaffo in faccia duro come il cemento. Ora iniziamo questa classifica dalla peggiore alla migliore. Let's go! Al sesto posto, Applejack. Lo so, forse vi ricorderete che molte volte ho sempre detto che insieme al numero 1 lei mi è sempre piaciuta, ma vedendo attentamente My Little Pony con le sue 9 stagioni, mi sono accorto che Applejack ha sempre un ruolo abbastanza emarginale, sempre secondario. Sì, lei è lì con le sue amiche, ma ogni volta è sempre per dare sostegno e non l'ho mai trovata un personaggio così tanto interessante, anzi fa sempre per di più le stesse cose, non ha mai avuto una vera evoluzione. La vediamo calciare gli alberi e prendere le mele, lavorare in fattoria, stare con i suoi parenti, vendere al mercato le mele e tutto il resto. Però basta, alla fine Applejack è soltanto questa, una cowgirl che fa il suo giusto e bel mestiere. Anzi, è molto più presente la sua famiglia e potrei anche dirlo Starlight Glimmer, che tecnicamente è un pony secondario nello show, ha un ruolo più bello di lei. Numero 5. Pinkie Pie. Mi volete lanciare i pomodori, vero, perché Pinkie Pie è così in basso? Pinkie Pie sarà anche il pony della felicità, della gioia, dei party. Adora fare le feste, rompe la quarta parete, è velocissima, è scattante, pericolosa e pazza. Però non fa ridere. No, sono serio, ogni battuta che fa a me non ha mai sorriso e sono una persona che adora le feste. È vero, di Pinkie Pie quello che mi piace soprattutto è proprio la sua famiglia depressa, silenziosa, che ama le rocce e mangia le minestre. Invece c'è Pinkie Pie che è tutt'altra cosa. L'ho sempre trovata molto irritante e fastidiosa. Sì, potevo metterla anche all'ultima posizione, ma pensandoci attentamente, lei è un personaggio molto importante per il cartone animato che ha creato miliardi di momenti cult e i fan l'apprezzano tantissimo. Senza dubbio le puntate dove lei è protagonista sono fatte benissimo, perché si ricorda l'episodio dove Pinkie Pie si clona e nessuno sa veramente chi sia quella vera. Sì, Pinkie Pie può essere anche un personaggio interessante, ma se usato troppo risulta veramente una rottura di scatole. Numero 4. Twilight Sparkles. Ho sempre detto che la ritenevo la peggiore di tutti, ma non mi piace proprio come protagonista, ma devo dire che rispetto a Pinkie Pie e Applejack mi piace leggermente di più. Twilight Sparkles ha un ruolo molto importante, è l'allieva di Princess Celestia, deve imparare l'amicizia, capire i problemi degli altri, gestire una scuola, affrontare miliardi di nemici. Sì, questa povera puledrina ha sempre avuto una vita molto difficile, soprattutto quando diventa la principessa Twilight Sparkles. Sapete, sono sempre un po' stato indeciso su questo personaggio, perché quando fa la nerd studiosa, scettica, non mi è mai piaciuta. Ho sempre trovato questo suo carattere fastidioso, ma se lei si arrabbia, se sclera, diventa pazza, è una gioia per gli occhi. Lo fa sempre in momenti che non ti aspetti, soprattutto nel film di My Little Pony quando lei litiga proprio con Pinkie Pie.
Twilight Sparkles ha sempre avuto un bel potenziale, soprattutto nel combattimento, sa la magia, sa combattere, sa teletrasportarsi ed è fantastica in quello. Ma lo dico, molte volte l'ho sempre trovata abbastanza noiosetta, questo è vero. Numero 3, Fluttershy. Lei è un personaggio molto amato anche dal fandom di My Little Pony. È timida, insicura, ama gli animali, sa cantare benissimo. Fluttershy ha una bella evoluzione nel cartone animato. All'inizio la vediamo molto spaventata per qualsiasi cosa, ma sempre più va avanti. In ogni episodio impara grandi cose, sa credere in se stessa, sa dire di no, si sa rispettare ed è esilarante. Il suo modo di parlare l'ho sempre trovato fantastica e il suo rapporto amichevole, forse d'amore, con Discord mi è sempre piaciuto. Ricordo tante puntate in cui veramente mi aveva fatto piangere. È un personaggio innocuo che ti fa morire da ridere e sì, Fluttershy è molto più comica di Pinkie Pie. Numero 2, Rarity. Sapete, anni fa non credevo veramente di metterla al secondo posto. Anzi, molte volte, tra le sei protagoniste, è quella che tanti si dimenticano. Ma porca miseria, Rarity è fantastica! Uno, ha un aspetto meraviglioso. Il bianco con il viola è semplicemente perfect. Adoro il comportamento di Rarity, mi piace il suo carattere vanitoso, che adora la moda, cucire. Lei è esilarante, fa morire da ridere quante volte fallisce, fa delle figuracce enormi, però ha questo ruolo anche da madre molte volte, ogni volta riuscendo di sempre, sempre a farti rimanere attaccato allo schermo quando è lei la protagonista. Gli episodi di Rarity sono sempre stati stupefacenti. Non so chi diavolo ha creato la valanga di costumi che lei indossa anche alle sfilate, perché sono, oh mio Dio, sì, voglio dirlo, Rarity è bellissima, è fantastica e mi piace da morire. Numero 1, Rainbow Dash. L'ho sempre ritenuta la mia pony preferita e ancora oggi, a distanza di anni, lo è ancora. Rainbow Dash ha un aspetto bellissimo, lei che vola velocemente tra le nuvole, crea l'arco boom sonico, è stupefacente. Il suo amore e interesse per la lettura, soprattutto si parla di Daring Do, una sorta di parodia all'Indiana Jones, che mi piace tantissimo. Io ho sempre amato l'episodio di lei dove va in ospedale e scopre questa sua eroina e lei diventerà la sua fan numero uno, ed è bellissimo il fatto che hanno esplorato molto questa parte. Lei che vuole entrare nei Wonderbolts, dimostrare che è davvero la più veloce di Equestria, scattosa. Mi piace la sua evoluzione da bulla, rompiscatole, vanitosella, è diventata sempre più matura accettando anche le sconfitte. Fin da quando l'ho vista mi è sempre saltata all'occhio per come è fatta. E sì, la sua criniera arcobaleno è sbalorditiva. Detto questo, io concludo la mia classifica delle sei protagoniste di My Little Pony, l'amicizia è magica. Potrei farlo anche per quelli della nuova gen, forse in futuro, quando la nuova serie animata vorrà portare altri eventuali episodi. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Sono sicuro che alcuni di voi mi criticherete, mi prendete in giro perché mi piace questo cartone animato che è più dedicato a femmine, ma non mi importa. È fatto benissimo, mi ha regalato momenti stupendi e consiglio caldamente di vedere My Little Pony.